Tutta la costa di Sferacavallo non è balneabile, ma soltanto un piccolo tratto che è quello dinanzi agli scivoli, così chiamata volgarmente, perché la qualità delle acque che è stata misurata fino alla settimana scorsa, dopo tutte le attività che sono state portate avanti dall'amministrazione, dal NOPA e dal territorio ambiente, riportano le acque finalmente nei limiti di balneabilità. L'alga tossica invece purtroppo è un fenomeno indipendente Non c'entra nulla con dall'attività. gli scarichi. No, purtroppo è una questione che attiene alle maree, al movimento dell'acqua, per cui abbiamo rilevato, l'ARPA lì ha rilevato la presenza di alga tossica in questa piccola porzione di mare di Sferacavallo e noi per tutelare la salute dei balneanti abbiamo emesso un divieto di balneazione. Però è anche vero che con ARPA contiamo nelle prossime ore di ripetere gli esami tossicologici per verificare che la presenza o meno dell'alga tossica in quella zona. È verosimile che l'alga tossica sia sempre di passaggio, è legata ad una marea, è legata ad una mareggiata, è legata ad un movimento delle correnti, quindi è possibile che già a partire dalle prossime analisi noi si riesca a levare il divieto di balneazione. Non solo assessore alla sanità, ma anche ai diritti degli animali. Con queste giornate di caldo torrido ci sono problemi per i cavalli, le carrozze che girano per la città, che accolgono i turisti, però i cavalli soffrono. Dei provvedimenti sono stati emessi dall'amministrazione comunale. Il primo riguarda le ore di fermo obbligatorio, insomma, in qualche maniera. Sì, intanto voglio anche dire a chi ci ascolta da casa che l'unica facoltà che ha un'amministrazione comunale è quella di poter intervenire su soggetti che sono concessionari di licenza. Molti dicono: ah, ma perché non levate le botticelle, le mettete? Purtroppo la potestà in materia di autorizzazioni è una facoltà nazionale, per cui l'amministrazione, l'ente locale non può che normare. Quando sono arrivato in un momento in cui la precedente ordinanza prevedeva che soltanto allo scattare dei 37 gradi venisse posto un blocco nelle ore calde della giornata per fermare le carrozze. Con questa nuova ordinanza voluta da me e dal sindaco La Galla, noi abbiamo anche raccolto le osservazioni preziose delle associazioni animaliste e abbiamo esteso per tutta la stagione estiva, dall'1 giugno al 30 settembre, l'obbligatorietà del blocco, come se ci fossero sempre 37 gradi, dalle 13.30 alle 15.30 e in aggiunta ogni 2 ore di lavoro ci sarà obbligatoria una pausa di 15 minuti che il cocchiere dovrà far fare al cavallo. Il tutto annotato in un diario di bordo, la cui non annotazione o precisazione sarà oggetto di sanzione da parte delle autorità competenti e abbiamo stabilito anche in 8 ore il limite massimo di tempo di lavoro del cavallo.